Grazie al dottor Donato Mauro, chiamerei per un saluto qui il vicepresidente dell'amministrazione provinciale, l'avvocato Danilo Magliocchetti. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io saluto e ringrazio gli illustri interlocutori del tavolo della Presidenza che di qui a breve avranno questa sessione formativa e informativa. Ringrazio assoluto l'assessore del Comune di Frosinone, Sergio Crescenzi, il quale ha avuto l'intuizione di individuare insieme all'associazione Valerio nel Cuore come location il Palazzo della Provincia, per cui io vi ringrazio, vi porto il saluto del Presidente Antonio Pompeo e di tutto il Consiglio Provinciale che mi onoro di rappresentare in questa sede. Io credo, rivolgendomi ai ragazzi che sono poi gli interlocutori principali di questo appuntamento, pregandoli di seguire la giornata formativa e informativa di oggi con grande attenzione, non con l'opportunità di avere una mattinata di svago, ma come un ricordo importante per quello che si andrà a dire. Perché, vedete, la possibilità di poter guidare un'automobile ha diverse sfaccettature, diversi risvolti, quello ludico, che mi fa bello, ficato, porto a spasso la fidanzata, vado al mare, vado in gita e va bene. È un aspetto della vita che dovete conservare chiaramente con grande emozione. Ma dall'altro vi dà una responsabilità enorme perché costituite un potenziale pericolo per voi e per gli altri. Avete un bene primario da tutelare, che è la vostra vita e quella delle persone che avete a fianco. Quindi la giornata di oggi seguitela con grande attenzione, mandate a memoria, fate file, salva con nome e lo mettete in archivio, a futura memoria, perché quello che apprenderete oggi vi servirà per tutto il corso della vita. Non sarà un'occasione momentanea, quello che apprenderete oggi, oltre a quello che vi verrà detto durante la scuola guida, oltre a tutte le raccomandazioni che vi daranno giustamente i vostri genitori quando uscirete con la vettura, mi raccomando, vai piano, telefona quando arrivi, cioè sono tutte giuste raccomandazioni, ma è un percorso di formazione che inizia oggi, quindi tenetelo con grande attenzione e portatelo veramente, oltre che nella memoria, anche nei vostri cuori. Grazie e buon lavoro.